Un commento al caso Noemi. Ma secondo me è montata d'arte, una montatura d'arte. Io come politico posso dire che non mi lascerò solo neppure quando vado al cesso. Questo vale tanto, tanto di più per Berlusconi. Secondo me è una montatura d'arte. Ecco, un'ultima cosa, il rapporto fra la Lega e l'opposizione in questo momento. Non c'è, siamo in campagna elettorale, ognuno va per la sua strada. Segretario Bossi, se mi posso permettere, oggi ha parlato anche di costi, d'accordo con la riduzione del taglio ai parlamentari in Parlamento? Sì, d'accordo, ma soprattutto d'accordo con l'applicazione del federalismo globale, cioè che anche i lavoratori le beneficiano. Il federalismo non è solo per chi è ricco, no, è per tutti. I lavoratori devono avere, una volta la chiamavano gabbia salariale in sindacato, io la chiamo salario territorializzato, però è giusto, se la vita costa il doppio in una regione è giusto che il salario sia. Questo favorisce anche le regioni più deboli, che si vedrebbero arrivare imprese. No? Un'ultima domanda, che cosa ne pensa di questa politica forse un po' troppo buonista della sinistra sull'immigrazione? Cercavano i voti, hanno perso i voti agli operai, quindi andavano a cercare i voti del proletariato esterno. Fanno venire e poi gli danno il diritto di voto e quindi speravano di ottenere voti. Quindi non gabbie salariali, ma un salario in proporzione del costo della vita. Conta anche del costo della vita. Salario territorializzato io la chiamo, una volta che manca gabbia salariale, per me è una brutta sensazione, la gabbia è una libertà, quello di avere il salario che tenga conto del costo della vita, non è una